Registrare. Ok. Allora, dunque, l'allocazione dinamica della memoria funziona in questo modo qui. Sostanzialmente il punto è che il programma non sa a compile time. Dunque, intanto sapete la differenza tra compile time e runtime. Compile time è al momento in cui si compila, ok? E runtime è il momento in cui il programma effettivamente gira. Questa è una prima differenza sostanziale. Ci sono certe cose che non si possono sapere a compile time. Se io devo immagazzinare delle stringhe, non so, e non so queste stringhe arriveranno al runtime, non so in un array di quante posizioni devo metterle. Ok? Quindi il sistema, allora, come si faceva col Fortran, col Pascal, con linguaggi precedenti? Semplicemente si allocava delle dimensioni, come abbiamo fatto noi, dei buffer sufficientemente grandi, diceva, vabbè, io ci metto array da 8192 caratteri, mi basterà. Poi quando si arriva si supera quella cifra, allora il programma si ferma. Okay? Quando è arrivato il C, hanno pensato bene di dire, ma forse non è la cosa più intelligente da fare. La cosa più intelligente da fare è di trovare un sistema di allocazione dinamica della memoria. Ok? Cioè che a runtime il sistema chiede memoria, gli viene data, poi la deve restituire e così via. Ok? Pronto? Vi è chiaro Ok, allora adesso condivido il mio schermo e vediamo come funziona questa cosa qua. Speriamo che funzioni MyPaint. Facciamo un disegnino di come funziona. Allora, come sapete, come vi ho già detto, i programmi sostanzialmente usano la memoria in questo modo. Questa è la memoria del computer. Diciamo che questo è uno spazio di memoria che viene allocato al programma. Ogni programma ha un suo spazio di memoria, ok? Nella parte inferiore della memoria, adesso inferiore e superiore non è molto importante, c'è quello che si chiama il testo del programma, ok? C'è praticamente tutte le istruzioni. Nella parte superiore c'è, come vi ho già detto, c'è lo stack. Vi ricordate a cosa serve lo stack? Lo stack serve a mettere tutte le variabili che servono nel passaggio degli argomenti, eccetera, eccetera. Lo stack scende, ok? Man mano che si usano funzioni, lo stack prende sempre più memoria. La memoria, in generale, diciamo, viene allocata dal sistema per l'allocazione dinamica. Ok? Allora, l'allocazione dinamica funziona così. C'è una funzione che si chiama malloc, ok? Cioè per memory alloc, a cui uno passa un argomento che è quanta memoria serve, no? Dice dammi 15.000 byte, dammi questo. E lui ritorna un
void pointer, cioè un puntatore, alla zona di memoria che serve. Ok? Dite sì o no, grazie. Sì. Ok, alla fine, quando la memoria non serve più, c'è una chiamata che si chiama free, che libera questa memoria e la ridà al sistema. Fine della questione. Ok? Allora, adesso noi ci facciamo la funzione my malloc, my free, oppure simple malloc, simple free, come volete voi. Allora, ci prendiamo a compile time tutta una zona di memoria e la allochiamo. Come funziona questa allocazione della memoria? L'allocazione della memoria funziona così, che sostanzialmente c'è una prima allocazione dello spazio di memoria che sta tra l'altro subito. Messo il muto, però. Ha Maestro, non si sente. messo il muto. Non ci sente. Non ci sente nessuno. Maestro, Pronto? ha messo il muto. No, non è che ho messo il muto, è che ho avuto una telefonata, ma qua c'ho il problema che sul telefono mi chiamano. E quindi che posso fare? Vabbè, oggi è proprio. Allora, questa prima allocazione di memoria punta all'indirizzo immediatamente sopra, ok? Quando io alloco della memoria, cioè uso la funzione malloc, lui me la alloca appunto a partire da questo indirizzo qua, che è quello immediatamente sopra al puntatore che io ho, ok? E ammettiamo che io alloco questo spazio di memoria. Ok? Dopodiché lui si prende un altro spazio per mettere un altro puntatore, no? E quindi questo puntatore qua viene fatto puntare qui. Ok? Questo a sua volta sta subito sopra questo spazio di memoria e così via. Ok? Quindi sostanzialmente quando io alloco la memoria, lui mi ridà questo l'indirizzo che sta qua, aspetta, facciamolo volere, mi ridà il puntatore a questa zona di memoria, capite? Questa, e però punta poi alla fine, a dove sta l'altro puntatore, e l'altro puntatore punterà a dove sta l'altro puntatore e così via. Ci siamo? Vogliamo provare a farlo? Vogliamo provare a fare un simple Sì. malloc in questo modo. In questo modo viene allocata la memoria. Allora, adesso che cosa succede? Che per esempio se io libero questo. Ok, questa zona di memoria si libera, ok, però per esempio questa e questa non si libera, questa si può allocare soltanto se lo spazio richiesto poi è minore, se no lui deve andare sempre avanti. Ok, quindi qua ci sono dei puntatori alle zone libere e dei puntatori alle zone occupate. Per il momento facciamo una versione semplice che alloca e libera a seconda delle necessità, senza preoccuparsi di riallocare lo spazio di memoria. In realtà qua
ci sono altre funzioni, calloc, realloc, eccetera, eccetera. Ok? Però noi ci occupiamo solo di queste due. Ok? Allora, adesso questo lo salviamo. Chi guida di voi? Guido io. Facciamo guidare a Giulio, che Francesco poi guiderà dopo, che mi pare più... Okay. Comunque, fra, mi sono visto la lezione scorsa, fai venire il mal di mare quando vedi 60 parole di fila, poi cancelli tutto. Pensa io che giusto. Vabbè, che notate che c'è stato tipo un ritardo da quando scrivo a quando... Sì, ma ti assicuro che non succede con gli altri. Io non è per dire, ma poi sembra che sia io che sono cattivo, ma... È molto molto faticoso da fare, te lo dico. Ok, allora andiamo qua e salviamo questo malloc. Ma malloc sta per memory unlock? Sì. Sono molto stringati, no? Va bene, ok, chiudo e passo la palla a chi? Dove? A Giulio. No. Ok. Allora, Come lo costruiamo un nostro malloc? Allora, il malloc vero fa una chiamata di sistema che si chiama SBRK, che SBREAK sarebbe, che ritorna allo spazio di memoria del sistema. Ma noi facciamo una cosa più semplice, cioè ci allochiamo un enorme array di caratteri che sarà il nostro, che simula il nostro spazio di memoria. Questo lo facciamo a compile time. Va bene? Hello. Uh-huh. Ok. Allora, questo ecco, così impariamo anche qualche altra cosa del costrutto. Questo spazio di memoria lo allochiamo in maniera statica, cioè lo allochiamo al di fuori delle varie funzioni, al di fuori di main, al di fuori di simple malloc e al di fuori di simple free. Va bene? Ok. Ok. Allora, cominciamo con scrivere hash include standard.io.h. C'è da includere qualcos'altro? No, per il momento no. Dovremmo fare tutto noi. Ok. Allora, adesso vai giù e scrivi static. No, facciamoci un define, una costante. Hash define, tutto maiuscolo, memory underscore space. E questo è la quantità del nostro spazio di memoria in byte. Non lo so. Un milione, fai aperta parentesi, scrivi aperta parentesi, un milione. No. Dai. Sì, scusa. Ok. Vabbè, questo in realtà è... Ok, noi dobbiamo stare attenti di non finire fuori da qua. Ok? Quindi abbiamo un milione di byte che sono tutti nostri. Adesso dove sta? Adesso facciamoci un array di caratteri. Quindi static char, no, con la C minuscola.
tutto minuscolo, c'ha casa, no, scrivi, no, 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 il nome dell'array è RAM, è la nostra RAM, ok, e poi ci metti memory space, dentro le quadre ci metti memory space perché è la dimensione del nostro... Allora, questa, vedete, questa è punto e virgola, questa è definita a compile time, ok? Questa, ci siamo presi tutta la memoria, adesso la gestiamo noi. Ok, adesso potremmo farci una struttura dati. Ok? Scusa, devi mettere un punto e virgola dopo quella. No, dopo la quadra. Ok, lascia una riga. Adesso definiamo una struttura dati. Che okay. Sarà fatta, no, che sarà fatta, si chiamerà così, type def, aspettiamo come sappiamo farla, struct, poi vai a capo, aperta quadra, no, scusami, no, aperta quadra, aperta graffa. Oh, allora, qui che cosa dobbiamo metterci? Dobbiamo metterci il puntatore alla nostra memoria. Quindi, mettiamoci diciamo un char pointer, questa metti char pointer nostra, char pointer nostra, questa è la memoria che allochiamo, punto e virgola, e poi aspetta un attimo, però no, non va bene così, scusami. Sì, forse va bene. Car pointer. Ancora car pointer. Prossima. Punto e virgola. Ok? Adesso, per il momento va bene così, non mi pare che serva altro. Ok? E quindi metti il adesso dopo la graffa scrivi no scrivi il nome di questo typedef e scrivi memoria con la M maiuscola, questo è un tipo, quindi gli diamo la L maiuscola, ok? Quindi la nostra roba è fatta di questa memoria. Adesso facciamo la funzione. Allora, questo si chiama simple malloc, se puoi. Ok. Allora, io lo sto facendo insieme a voi, non è che so come farlo. Allora, diciamo adesso questo. Abbiamo definito una struttura. Sì, che ha due puntatori. E che fa punta uno a una memoria che stiamo utilizzando? No, uno è il puntatore che noi ritorneremo dalla funzione simple malloc. Okay? Ok. E uno punta alla prossima area di memoria. Ok? Ok. Perché il problema, anzi, scusami, li puoi invertire, per favore? Sì. Perché
a me serve che il perché altrimenti ce l'abbiamo tra le scatole. È meglio che stia prima prossima e poi nostra, perché così facciamo proprio il disegno che avevo fatto. Ok? Allora, adesso facciamo la funzione simple malloc. La funzione simple malloc deve funzionare esattamente come malloc, quindi la funzione simple malloc ritorna un void pointer. Un void pointer significa ritorna un pointer qualsiasi, void asterisco. E poi simple underscore malloc e poi aperta parentesi, o non so se è const o non è const, comunque diciamo const no, const size underscore t è una dimensione, questo sarà un intero sostanzialmente. E dopo size, no, non è un prototipo, questa è proprio la definizione della funzione. Size t, quindi gli diamo il nome dimensione. No? Questo io gli dico quanta ne voglio e lui mi ritorna il puntatore a quell'area di memoria, ok? Basta. C'è solo questa. Ok, quindi qua vai giù e apri graffa. Ok, allora adesso il punto è questo. Che cosa... Dunque, come funziona la faccenda? Io devo andare a vedere se all'inizio della mia RAM alla linea 3 nella static char RAM la dobbiamo inizializzare con uno 0. Quindi tu fai perché la dobbiamo inizializzare questa, se no uguale aperta graffa aperto apici, backslash 0. Ok? Ci mettiamo uno 0 all'inizio. Okay. Perché ci mettiamo uno 0 all'inizio? Perché se lui trova un numero, vuol dire che è un puntatore a una prossima zona di memoria, quindi io devo andare avanti. Ok? Se trovo uno 0, vuol dire che è la prima volta che la chiamo. Siamo d'accordo? Quindi che facciamo? Un if? No. Allora, mettiamo un puntatore. Noi mettiamo un puntatore alla zona di memoria. Cioè, fai... aspetta, Fammi pensare un attimo. No, facciamo un cast della zona di memoria a un puntatore memoria. Quindi scrivi memoria. Non sono sicuro che è proprio la cosa più da share. No, memoria, spazio, asterisco P uguale, poi adesso qua ci vuole il cast, aperta parentesi, memoria asterisco, e poi RAM. RAM è la mia memoria, quella che sta là sopra. No, è R piccola. Punto e virgola. Ok? Aspetta, ma così che cosa... Così cosa abbiamo... Cosa abbiamo detto? Così abbiamo puntato memoria all'inizio della memoria RAM.
Però siccome quello è un array di caratteri, è un array di byte, ok? Noi abbiamo dovuto fare un cast per dire no, questo non è un array di byte, è una struttura dati, va bene? Cioè dobbiamo fare un cast, gli dobbiamo dire facciamo un imbroglio qua. Siamo d'accordo? Ok. Ok, allora adesso qua dobbiamo fare un while in cui verifichiamo se car prossima è 0 oppure no. Ok? Ok. Perché fino a quando è 0 noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare alla prossima zona di memoria. Cioè fino a quando non è 0, scusatemi. Quindi while... Ok, che RAM allora... si chiude con 0. Come dici? RAM si chiude con 0, non è quello che abbiamo scritto sopra. Allora, RAM si chiude con 0. Adesso lo dobbiamo tutto fare, eh? Cioè quando allochiamo la memoria, allochiamo in realtà una struttura dati che ritorna la memoria nostra, ma setta prossima alla prossima zona di memoria libera. Poi mette una struttura dati lì dicendo, vabbè, quella la prossima è zero. Capito? Cioè, no, aspetta, no, no, pensavo di aver capito. Mi sa che non ci ho capito niente. Allora, no, ma guarda, facciamolo perché è più facile da fare che da dire. Il punto è, io devo andare a cercare con la mia struttura dati in memoria, devo andare a cercare il puntatore prossima che è 0. Quindi all'inizio sarà proprio all'inizio. Quindi io ritorno il puntatore immediatamente seguente e sono a posto. Vabbè, facciamolo, dai, lo facciamo poi lo... Allora, while P meno superiore prossima diverso, cioè punto esclamativo uguale. No, facciamolo così, guarda, fai un cast qua, aperta parentesi, car star, e poi null, scrivi null tutto maiuscolo. Questo sarebbe lo zero di memoria, ok? Questo è la notazione convenzionale per dire zero, ok? Però siccome nelle macchine questo zero non è sempre così, usate questo tipo di notazione, ok? Null allora, tutto maiuscolo. Null tutto maiuscolo, castato, perché è un void pointer, quindi siccome prossima è un car pointer, bisogna castarlo. Ok? Allora, cosa devo fare io se il non è null? Io devo puntare il mio puntatore a prossima, ok? Devo andare avanti nella memoria. Pronto, Giulio? Eh sì. Allora, ok, vai a capo, tab, e scrivi P. Uguale P meno superiore prossima. Punto e virgola. Ok, quindi questo while
sale sulla memoria fino a trovare lo spazio libero. Siamo d'accordo? Sì. Ok. Quindi sì, quando trovo lo spazio libero si blocca il while. Esce dal while. Cioè quando trova nulla. Beh, quando trovo lo zero nel puntatore. Ok? Ok, allora, adesso qua abbiamo trovato lo spazio libero. Qui in realtà bisognerebbe verificare che non stiamo andando fuori dalla zona di memoria. No? Bisognerebbe fare una verifica in più. Però per il momento semplifichiamo, non la facciamo. Ok? Vai a capo. Boh, a questo punto noi siamo... Ma sempre nel while stiamo? No, siamo fuori dal while. Infatti il while è di una sola riga. Se vuoi lascia uno spazio tra memoria e while e poi uno spazio in maniera che si vede bene il programma. Ok? Adesso qui P sta puntando alla zona di memoria vuota. Ok? Come è fatta la zona di memoria vuota? La zona di memoria vuota, adesso dobbiamo capire quant'è, cioè noi dobbiamo mettere in quella zona là, il prossima deve stare all'indirizzo corrente. Allora, no, mettiamo prima il nostra. Allora, P meno superiore nostra sarà uguale a P più 1, no? Perché è quello che sta sotto. Sì, in realtà non c'è bisogno della struttura dati, infatti il malloc è fatto senza struttura dati, però va bene. Questo tanto per... Il nostra è P più 1, d'accordo? Adesso dobbiamo puntare il prossima. Ok. No? P meno superiore prossima è uguale a P meno superiore nostra più dimension. Che sarebbe 1 milione di byte. Come dici? No, ho detto una cazzata. No, non ho capito quello che hai detto. No, pensavo che quello che noi stessimo passando ogni volta di dimension era memory space, però poi non aveva senso. No? No, sì, ho capito che quello è quello totale. Ho detto una cazzata. Va bene. Allora, adesso qua, che cosa dobbiamo ritornare? Dobbiamo ritornare P nostra. No? Return P meno superiore nostra. Va bene? È finita, eh? Ci crede che questo affare alloca memoria dinamicamente? Senza main. Aspetta. Voglio sapere se vi va bene così la funzione. Ok? Ok. Bon, adesso dobbiamo fare simple free. No? Sì. Allora, lo facciamo sempre senza protezione di errori. Se sbagliamo, questo va a battere. Perché... Allora, simple free come funziona? Allora, questo è void simple free.
no, underscore. Aperta parentesi, questo vuole un void pointer, perché io gli ridò una zona di memoria e dice ripigliatela, non la voglio, non la voglio più. Allora, void pointer, no, void pointer, memoria. Questa sarebbe la memoria da liberare. Vai a capo. Non è memoria con la M maiuscola, non c'entra. No, memoria con la M maiuscola è un tipo, l'abbiamo, no? E noi però abbiamo delle zone di memoria che sono, cioè, malloc non sa che ci facciamo noi con questa memoria, ok? No, non è specializzata questo allocatore di memoria, è generico. Siamo d'accordo, Giulio? Sì. Ok. Allora, adesso noi restituiamo questa memoria, ma questa memoria noi dobbiamo andare a cercare dov'è che sta sta memoria nel nostro, nella nostra nella memoria allocata, ok? Quindi rimettiamo, come alla riga 13, rimettiamo, ripuntiamo una struttura di memoria all'inizio della nostra memoria, proprio esattamente come prima. Oh, e adesso andiamo a cercare. Allora, vabbè, secondo me qua dovremmo fare un test se la memoria è mai stata allocata. E come lo facciamo? Eh beh, possiamo farlo esattamente come alla riga 15, però la riga 15 cambia un pochino, perché diciamo fino a quando però no, P prossima è diverso da null, e quindi ampersand non è logico. P nostra è diverso da memoria, da, scusami, siccome è un void pointer ci devi mettere il cast a char star. Io non ho capito come mai stiamo usando dei puntatori char per la memoria, nel senso, cioè, come facciamo a definire che sia caratteri? No, il punto è che i caratteri sono dei byte, no? Quindi è la granulazione più piccola che si può avere della memoria. Ah, perché è sempre un byte, un char. Sì, perché io in realtà non so se mi serve a blocchi da 150 byte oppure un byte solo. Certo, certo, sì, sì. Io voglio allocare un byte solo, come faccio? Capito? Ok, ok. Devo usare il granello più piccolo, diciamo. Sì, sì, ok, perché tanto non stiamo usando variabili, quindi stiamo usando puntatori. Sì. Okay. No, il punto è che non posso usare void pointer perché non è un tipo legittimo per una dichiarazione, perché void pointer è un puntatore generico. Non mi ricordo se si può usare veramente, però non mi pare. Possiamo provare poi. Ok, castar, devi fare il cast e poi dirgli memoria. No, castar, chiusa parentesi, il cast è così, memoria. Cioè, void pointer è sostanzialmente un puntatore generico alla memoria che non ha informazione di come è strutturata questa memoria ed è semplicemente un indirizzo, capite? Quindi non c'è bisogno di cast. Quando voi usate una
un void pointer non avete bisogno di fare un cast, ok? Però al contrario, sì. Ma questo qui, noi intendiamo questa qua di memoria? No, questa è memoria con la M, è quella, è memoria con la M minuscola, raga. Ah, ok. Una roba stava diversa, dicendo? No, dico che quando avete un void pointer, voi potete affibbiare qualsiasi struttura dati, qualsiasi tipo a un void pointer, come puntatore ovviamente, senza fare un cast, perché il void pointer è un puntatore generico. Vi ricordate che se io per esempio faccio un puntatore a un double, quando io incremento quel puntatore, quello va avanti di un double, no? Mentre invece un carattere va avanti di un carattere e così via. Sì. Il void pointer non fa nulla di tutto questo perché non sa, o perlomeno se lo fa, lo fa appunto di un carattere o una cosa del genere. Una volta non c'erano i void pointer e si usavano caratteri da tutte le parti. Comunque adesso ci sono e li usiamo. Allora, il while, fino a quando lo deve fare? Lo deve fare fino a quando appunto prossima non è null e nostra è diverso, è diverso da quella memoria che stiamo cercando di liberare, no? E cosa deve fare nel while? Andare avanti alla prossima zona di memoria, se non è, cioè deve fare p uguale p prossima. Vabbè, lo potevi scrivere, facevamo prima. Non ti fa male. Vai a capo, lascia una riga. Ok, adesso possono essere successe due cose qua. No? Uno che ha trovato la memoria, una che non l'ha trovata. No? Perché io posso mettere una zona di memoria qualsiasi, mi posso mettere un numero qualsiasi e questo non me lo trova. Ok? Il problema è che qua non sappiamo come dirimere la cosa, perché mettiamo conto che è l'ultima, no, se è l'ultima zona di memoria, comunque. Sì, pi prossima no, sì, no, si può dirimere. Allora, pi prossima non deve essere uguale a null, perché altrimenti è un errore. No? Quindi qua si potrebbe fare un if. No, aspetta, 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 no, non lo facciamo. Casomai lo fate voi come compito. Qui fate che vi proteggete dagli errori. Qui facciamo che cosa succede quando io ho trovato questo spazio di memoria. Quando io ho trovato questo spazio di memoria, devo liberarlo. Ok? Cosa Ok. significa liberarlo? Cancellare tutto. No, significa non cancellare tutto, no, significa che il mio puntatore a prossima deve puntare alla prossima zona di memoria. Capite? Cioè, aspetta un attimo, ah, io ho il nostra che è lo spazio. Ecco, potrei fare questo. Quando l'ho trovato, P nostra lo metto uguale a nulla. P meno superiore nostra, però questo è inutile in realtà. Vabbè, comunque fallo, nostra uguale a aperta parentesi, char star, chiusa parentesi. No, non puoi far così, devi fare un cast.
Ok, punto e virgola. Oh, adesso è P prossima a chi deve puntare. A P nostra più uno. No. No, deve puntare. Allora, il mio puntava. Prima puntava P nostro più dimensioni. Forse è semplicemente P più uno. No, 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 ragazzi, cioè il punto è che deve. Scusa, mi riprendo un attimo la lavagna. Sì. No, ma dormi poco? Com'è la faccenda? Scusate. Aspetta un atomo. Io che sono sotto effetto di antistaminici, quindi... Ah sì? Ma fanno male gli antistaminici. Non so, ti distruggono. Dunque, quando io libero la memoria, cioè per esempio libero questa da qua. Mi ricordo più come funziona. Cioè, in realtà, mettiamo conto che io libero questa, quindi il mio puntatore che va qua non deve più andare qua, deve andare qua. Ecco, questa è la cosa. Allora c'è una cosa in più che dobbiamo fare. Non possiamo, no, non posso, mi devo salvare anche il puntatore precedente. Perché se io libero questa zona di memoria, aspetta, la provo a colorare, se io libero questa zona qua di memoria, come funziona questo? Questa zona qua di memoria, allora che succede? Che questo puntatore qua, lo vedete? Questo puntatore qua non punta più qua, ma deve puntare qua. Capito? Perché questa non esiste più, sta zona di memoria. Chiaro? Allora, ok. Quindi ci dobbiamo salvare anche il puntatore precedente. Allora ti ridò lo schermo, vai. Ok. Allora, facciamo anche un altro, dichiariamo anche un altro puntatore. Prima di P, cosa superiore nostra, vero? No, prima della riga 25. Lo facciamo anche questo come... No, sostanzialmente, guarda, scusami, potevi farlo con... sempre alla riga, leva quella riga, potevi farlo sempre alla riga 26, giusto dopo la dopo RAM, metti una virgola. E metti asterisco precedente, questo è il nostro puntatore precedente, uguale. Sempre aperta parentesi memoria asterisco RAM
cioè le puntiamo tutte e due all'inizio. Punto e virgola. Ok, nel while, aspetta, nel while noi dobbiamo fare, devi mettere una graffa a questo punto, perché dobbiamo fare due cose. Allora, prima di fare P prossima, dobbiamo fare precedente uguale, uguale P. Uguale P. Cioè, perché? Perché ci dobbiamo salvare l'ultima locazione che abbiamo visto. Capite? Cioè io vado avanti con P, ma c'ho il puntatore precedente mi punta a quello appunto precedente di P. D'accordo? Sì. Ok, adesso il punto è che alla riga 33 dovete scrivere precedente meno superiore prossima quello è precedente meno superiore prossima uguale P prossima. Punto e virgola, però è precedente, eh? All'inizio è precedente meno superiore prossima. Ok? In maniera che quando io libero la memoria, comunque posso continuare ad allocare, perché lui semplicemente la salta. Questo non è un meccanismo molto furbo, perché praticamente non restituisce mai veramente la memoria. Ma come mai noi le uguagliamo precedente P? In while, intendo. Allora, perché cosa succede? Allora, mettiamo conto che io in P prossima trovo una locazione di memoria. Cioè, trovo la prossima locazione di memoria. Io con P uguale P prossima vado avanti, vado a quella locazione di memoria. Ok. E quindi mi devo salvare quella prima. Perché appunto dopo, quando trovo la locazione di memoria giusta, punto quella precedente alla... insomma, gli faccio saltare la locazione di memoria. È chiaro il concetto? Magari andando avanti sarà un po' più chiaro. No. Perché adesso è un po' difficile. A questo punto deve essere chiaro, scusami. Allora riprendo un attimo la... Ma potrebbero farcelo, può farcelo per favore lo stack tipo punto per punto con quello che noi facciamo, che ne so, tipo esempio qui. Ok, sì. Disegno quello che facciamo, poi quando è così facciamo il disegno. Sì, però non lo posso fare, a meno che non abbiano riparato, non posso fare l'annotazione qua. Vediamo se funziona, ma... Proviamoci. Io già non vedo più niente, no, non funziona. Come possiamo fare? Se no, lei può vedere dal telefono. No, perché se ne va. No. Allora, riprendo un attimo lo schermo. Facciamo un disegno
volta per volta. Oppure, aspetta un attimo, se io ci avessi, che posso fare? No, dovrei salvare questo schermo, dovrei proprio annotarci sopra, perché questa sarebbe la cosa migliore. Però, va bene, ridammi lo schermo un attimo. Ok, aspetta. Sì, così. Se no poteva raccogliere una schermata. Ma non posso incollarla sopra sto coso, non so come fare perlomeno. Allora, ok. Rifacciamo la nostra. Adesso lasciamo perdere la parte di testo, non importa niente. Questa è la memoria che abbiamo disponibile, quell'array che abbiamo dichiarato a compile time. Ok? Allora, diciamo che lo leggiamo in questa direzione qua. Ok? Ok. Allora, quando io sono all'inizio, il mio memoria. La mia allocazione di memoria, scusate, devo chiudere la finestra che sta diluviando, ho la finestra aperta, scusatemi, torno subito. Ferma un attimo, interrompo un attimo. Ah no, no, sono io che la devo interrompere, aspetta. All'inizio il nostro puntatore P punta qua, ok? Quindi qui c'è una struttura dati, no? Che è fatta così. Questo è dove c'è prossima. E qui c'è P nostra. Ok? Adesso noi gli abbiamo chiesto 100 byte, questo spazio qua. Ok? Quindi in questa locazione qua viene scritto l'indirizzo di questa... di questa locazione qua. C'è un altro prossimo? Sì, qui viene messo P prossimo, no? Però P prossimo, allora, all'inizio qua c'è uno zero, no? Perché non punta da nessuna parte. Poi quando lo puntiamo punterà a questa zona qua. Quindi qua quando io faccio il while, P prossima saltabecca da una zona di memoria all'altra. Qui ce ne sarà un'altra, che c'ha sempre un puntatore alla prossima zona. Ok? Quindi la cosa funziona così. Giulio, ti è chiaro? E invece... è nostra... Ma il nostro è tutto, sono tutti 100 byte. No, nostra è il puntatore all'inizio dei 100 byte. Okay. No, perché non c'era la lineetta, quindi... No, no, perché... ma il nostro è un puntatore. Oh. Quindi è un puntatore all'inizio dei 100 byte. Ok? Poi qui ne abbiamo allocati 150 e P nostra sarà sempre questo. Ma quindi salta pure P nostra. Cioè, sì. Certo, perché noi restituiamo P nostra, quindi l'utente avrà P nostra, ok? Ma P nostra in realtà è P prossima più 1, cioè, non è molto complicato. Infatti
non, di pinnostra realmente non ce ne sarebbe quasi nemmeno bisogno, l'ho fatto più per... Allora, quando c'è uno zero, cioè se io metto uno zero qua, vuol dire che io basta, io ho allocato solo queste due zone di memoria. Ok? Quindi alla prossima volta che io alloco, vado a cercare lo zero, segno dov'è la prossima zona di memoria, ok? Facciamola in rosso. Una cosa. Sì. Dimmi. Allora, se, cioè, in che punto viene puntato il puntatore per arrivare al primo prossimo? Viene puntato a P nostra più la dimensione. No? È quello che facciamo con col programma. Questa zona qua, questa parte qua è P nostra più dimensione. No? No, no, intendo il P prossima che sta ancora sotto, il primo. Il P prossima viene puntato qui, dove c'è questa freccia qua, la vedi? No, quel P prossima, da chi è puntato? Questo sta chiedendo. Ma non ho capito. Cioè, qui, senso, dentro, qui dentro c'è un numero. Non lì, quello ancora sotto. Questo qui, all'inizio c'è uno zero. Qui dentro, qua. Ok? Dopo la prima allocazione, ci sarà il numero, questo, ci sarà questo indirizzo qua, qui dentro. Ok. Qua, che numero ci sarà? Ci sarà questo numero qua. Ci sarà sempre questo è P. Ok? E quando è che ci serve creare un altro blocco di memoria? Quando glielo chiediamo noi. Questa è una chiamata che è a disposizione dell'utente. Quando ti serve, per esempio... Noi fino adesso abbiamo sempre dichiarato array, eccetera, eccetera, no? Però, per esempio, se noi dobbiamo allocare, quando voi fate gli oggetti in Python, eccetera, eccetera, che pensate? Che Python ce li abbia già tutti prefabbricati pronti? Non sa niente. Quindi come fa? Alloca memoria dinamicamente per ogni oggetto che e lo fa proprio con questo meccanismo qua. Capite? Giulio, mi serve un feedback. Sì, questa cosa l'ho capita. Ok, quindi possiamo... Invece Simple Malloc... No, Simple Malloc è questo quello che fa. Malloc fa un po' di cose un po' più complicate perché Malloc gestisce anche gli errori. Cioè, per esempio, se io gli ridò un indirizzo che non è tra questi, il nostro questo errore non lo gestisce. Cioè, si suppone che noi ci comportiamo bene. Ma non è detto. No, però intendo che noi gli diciamo while P prossima è diverso da null, cioè da zero. Sì. I uguale P prossima. Sì. Cioè, allora, significa che se questo, per esempio, è diverso da zero, ok, io punto P, dove lo punto? Lo punto qua. Cioè, P prossima mi sta dicendo dove devo andare. Qual è la prossima zona di memoria libera?
cioè no, qual è la prossima zona di memoria, punto. Se questo è uno zero, vuol dire che la prossima zona di memoria è libera. Se non è uno zero, devo andare ancora avanti, fino a quando non trovo lo zero. Ah, no, non mi ricordo se ce l'abbiamo messo lo zero, però ce lo dobbiamo mettere. Pronto? Sto vedendo un attimo. Abbiamo messo diverso da cast char nulla. Esatto, che è lo zero. Perché quello è il meccanismo che serve per fermare la ricerca del prossimo spazio di memoria. Quando abbiamo trovato uno zero, vuol dire che quella zona di memoria è libera. Quando noi gli diciamo P uguale P prossima, sì, vuol dire che l'intera memoria viene spostata nell'indirizzo di P prossima. No, vuol dire che il nostro puntatore si sposta alla prossima locazione di memoria per vedere se è libera. Cioè, se è libera si ferma. Se è libera si ferma perché P diventa uguale a nulla. Hello? Il punto di questa cosa è che P prossima e P sono la stessa locazione di memoria, perché avete visto come è fatto la struttura dati di P. La struttura dati di P è fatta così. Struct. Che altro non ho capito, cioè... Memoria. Bene, la differenza tra prossima e nostra. Nostra è prossima più uno. Quindi questa è char star. Prossima. Ma perché farne spostare due? Allora, perché uno è il puntatore alla prossima zona di memoria. Uno è il puntatore alla nostra. Sono due puntatori diversi, no? Però questo, cioè, questo significa che potevamo farlo senza struttura dati, perché in realtà non ce n'è quasi bisogno della struttura dati. Questo significa che se io punto a P o punto P è uguale a P prossima. Cioè, scusatemi, l'indirizzo di P è P prossima. Quando io mi sposto alla prossima, ok, vado a vedere se questa locazione c'ha uno zero. Se c'è un altro indirizzo, vuol dire che questa locazione qua, questa memoria qua è occupata. L'altro indirizzo punterà qua. E a questo punto guardo se quello è uno zero. Se non è uno zero, vuol dire che è occupata. Allora vado avanti. Capite? E Giulio? Giulio è defunto. È andato. Non abbiamo il video, non abbiamo l'audio, ma sa che Giulio è defunto. L'hanno beccato. Come? L'hanno beccato. Stanno arrestando. Lo stanno arrestando? Eccomi, scusate, ho dovuto fare una cosa. Ho capito, però dice qualcosa, se no noi siamo qua che... Sì, scusi. No, non so se adesso fino a dove siamo arrivati. Ero arrivato fino a una domanda che ho fatto, poi Francesco ha fatto una domanda, ho dovuto fare una cosa al volo. Quindi? Una differenza tra prossima e nostra. Nostra è prossima più uno. Infatti questa struttura dati è abbastanza inutile,
nel senso che si deduce un dato si deduce dall'altro. Si potrebbe usare soltanto P e basta. Ok? L'ho fatto non lo so perché l'ho fatto. Vabbè, comunque. No, se vi confonde l'idea, lo facciamo senza struttura dati. Preferite? Non lo so. Alla fine è chiaro questo. Cioè. Ormai, cioè, diciamo che in questo momento l'ho capito, ma se lo cambiamo un'altra volta. No, appunto. Allora, facciamolo, lasciamolo così. Signore, questa volta è così. Questo e questo è questo. Ok, ti ripasso la lavagna. Ok, a questo punto bisognerebbe fare un main e provare a usarlo. Ok? Ok. Quindi farei questo. Aspetti, simple malloc fa quello che abbiamo detto, invece simple free? Simple free restituisce la memoria una volta usata. Ok. Mm. Sono mica sicuro che funzioni, eh? Cioè fai il contrario. Beh, simple free libera la memoria. Allora, per liberare la memoria come si fa? Si prende il puntatore precedente a quello attuale, perché quello attuale è quello che io devo liberare. Mm-hmm. E lo punto a dove puntava il mio attuale al prossimo. Capite? Punto, dove puntare? Allora, io vado a cercare la memoria che devo liberare. Quindi, quando la trovo, ho un puntatore alla prossima zona di memoria allocata. Aspetta, puoi rimettere il disegno? Madonna, ragazzi. Ok, sì. Meglio così, almeno capiamo per bene. Mi devi mollare lo schermo. No, anche io poi sono aggravato. Mi devi ridare lo schermo. Allora, io ho la memoria allocata così, tac, poi c'ho questa, poi c'ho questa. Questa è l'ultima, diciamo che ho allocato tre volte, ok? Adesso devo liberare questa qua. Questa, la vedete il mio puntatore? Mm-hmm. E quindi io devo, sostanzialmente, il puntatore che sta scritto qua dentro, che punta qua, non deve più puntare qua, ma deve puntare qua. No? Perché questa zona l'ho liberata. Ok. È chiaro? Quindi io mi devo tenere un puntatore all'area di memoria precedente. Mentre vado avanti col mio puntatore P, devo tenermi un altro puntatore che mi tiene l'indirizzo precedente, perché quello là io dovrò cambiare il suo prossima per puntare al mio prossima quando ho liberato la memoria. La cosa che continuo a non capire è che se noi abbiamo bisogno di quello precedente, come facciamo a trovare l'indirizzo del primo prossima, del primo P prossima? Cioè chi ce lo dà? Prossima si trova qua.
Ma non dovrebbe essere puntato da qualcun altro? No, che ha il suo indirizzo? No, appunto, il primo prossima nel nostro caso è l'inizio dell'indirizzo del nostro array. E dove è? E dove è messo? Quello sta nel testo del programma, perché l'abbiamo dichiarato, è dichiarato a compile time. Non è fatto così nella realtà, ma siccome è già abbastanza complicato così, abbiamo dichiarato un array gigante, no? E poi lo diamo un po' per volta, simuliamo quello che fa il sistema operativo, perché il sistema operativo fa esattamente questo. La memoria ce l'ha in gestione lui, no? E la dà a chi ha il programma che la richiede. Ok? Pronto? Ok. Perché è il sistema operativo che deve fare in modo che la memoria, per esempio, non si incasini, che un programma non scriva sulla memoria di un altro, per esempio. No? Se avete tanti programmi che girano insieme, vi potete immaginare che è una roba che va tenuta con un minimo di ordine. Certo. Mi pare? E quindi quando noi vogliamo liberare una memoria e abbiamo il puntatore di quella precedente, che cosa facciamo? Spostiamo quel il prossimo del puntatore precedente, lo spostiamo al nostro prossimo, perché il nostro lo stiamo liberando, quindi lui la deve saltare la memoria, capisci? Ce la faccio un attimo vedere col disegno. Allora, quando io libero, allora, aspetta, facciamo così, facciamo questo, no, non così, facciamo nero. Adesso qua mettiamo, facciamo quando io libero. Il fatto che non posso copiare e incollare le cose è un po' fastidioso. Io mi piacerebbe copiare. Non si può. Tools, option. Che può fare? No, non mi interessa. E quando io devo liberare questa zona di memoria, mettiamo una riga qua in maniera che separiamo. Quando liberiamo, io che cosa faccio? Faccio che qua c'è sia P prossima e precedente prossima sono... Allora, no, facciamo così, scusami. Io vado, trovo che la mia zona di memoria è qua, no? Perché è quella che ho dato, P. Quindi il mio P prossima è qua. Il mio precedente prossima, lo scrivo preč prossima, è qua. D'accordo? Ok. Perché è il mio precedente. Il mio precedente, allora, il P prossima sta puntando più in alto. No? Il mio precedente prossima in questo momento qua sta puntando qua. Quando io faccio precedente prossima uguale P prossima, in realtà P prossima, precedente prossima punterà qua. Ok? Ah, ok. È chiaro? Yeah. Ok. Cioè, io questa zona qua è libera. Perché io la salto. In realtà questo appunto non va bene, nel senso che così non restituiamo mai veramente la memoria. Però diciamo che è simple. Ok. E adesso andiamo a vedere il file, ti restituisco la linea, questo me lo lascio su perché sennò
Ok, allora io propongo questo. Queste sono le funzioni. Siccome sono le 10 e tre quarti, io ho bisogno adesso di un quarto d'ora, propongo che il main di questo, per provarlo, lo facciate voi a casa. Vi va? Mm-hmm. Un attimo. Cioè, il main dovrebbe fare... Il main deve allocare un po' di memoria, restituirla e vedere se funziona. Creare un main che fa il test. L'esercizio è creare un main che faccia il test di queste due funzioni. Non vi garantisco che sia... Come bisogna fare? Bisogna creare una struttura memoria? No, questo c'è già tutto. Qua sotto. No, nel senso del main bisogna non creare, come si dice... Prendere, richiedere della memoria attraverso simple malloc, ok? E per esempio scriverci dentro della roba e fare in modo di vedere che effettivamente, per esempio, non si scriva una sull'altra o cose di questo tipo, no? Mm. Ok? Ok, proviamoci. E poi anche liberarla, no? E avere un'idea di come funziona una volta liberata. Quindi bisogna fare un po' di test, vedere che i puntatori si puntano correttamente, eccetera, eccetera. Va bene. Ok, me lo metti sulla chat. Interrompo la registrazione.